marzo, sotto le stelle. Domenica 31 luglio, special night, state diventato da Città Duplicate, associazione commercianti e stampa. La serata sarà allietata da artisti di strada, gruppi musicali dal vivo. Per bambini saranno offerte di buccia in forma di su www.minambiente.it. Ready? 3, 4, up in! Noi cerchiamo di ridare il significato ai valori. Lo vedo molto carico, ma soprattutto si è integrato. Adesso è mancato, adesso che lui... Micoccio Temporary Outlet, un'esposizione di 400 metri quadri con le scarpe e le borse più belle. La qualità che dal 1945 sfida il tempo. Tabby, Tommy il Tiger, Le Copain, Braccialini, US Polo, Naturino, e il magnate americano Rupert Murdoch, oltre a tutti i conosciuto nel corso degli anni precedenti. Pronti a sentire che cosa si può vedere al cinema nel corso. Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio. Un solo torneo di arti marziali decide il destino del mondo. Chi sarà il prossimo campione dell'Iron Fist? Voglio iscrivermi. Dal videogioco che da anni continua ad appassionare milioni di giocatori. Vincere l'Iron Fist vuol dire possedere il mondo. Tekken. Quanto pubblicato da alcuni quotidiani in merito a un interrogatorio di Tommaso Di Lernia, l'ex costruttore accusato di aver pagato la barca a Marco Milanese in cambio di appalti e tutore domiciliari, avrebbe chiamato in causa per tangenti alcuni politici, tra i quali lo stesso Matteoli. Non sono stato sono occupato di appalti, ha detto Matteoli, ho dato mandato ai miei legali di tutelare in ogni sede giudiziaria la mia onorabilità. Siamo alla protesta a Notav, in Val di Susa, dopo gli scontri della notte al cantiere di Piemonte che hanno portato a ferimento di 6 persone tra le forze dell'ordine, sono in corso le perquisizioni da parte della Digos della Questura di Torino, sequestrati i computer, sonde e una balestra, previsto per domani. Learning.
ovvero l'insegnamento di una o più discipline attraverso l'uso delle lingue straniere. Un'esperienza della quale noi intendiamo parlare qui a Buona Condotta con una delle docenti coordinatrici del progetto. Benvenuta Lisa. Almeno grazie alla redazione del TG2 sappiamo di per certo che Falk aveva una buona ragione per non essere in forma e soprattutto che i servizi estivi vengono riciclati di anno in anno. Complimenti, complimenti. Sono come i coccodrilli, solo che quelli sono ancora vivi, ma in questo caso criminali protagonisti megalomani. Lasciare un segno. Così infatti è stato. Almeno smargiassate. Secondo la legge italiana, quello vabbè è un altro discorso. Allora, non lo so, guarda, i giovani hanno sempre parlato un loro gergo giovanile in tutte le età e anche oggi in Italia, ma non solo, in Europa i giovani parlano una loro lingua, diciamo, che li accomuna tutti i giovani europei. Anzi, leggere li riporta fuori dal loro gergo, dal loro gergalismo giovanile, a possedere anche una la lingua nazionale, per così dire, che è aumentata a livello esponenziale. E oltre ad avere il vostro prete sindaco, ora si deve anche assorbire i soliti veleni post rottura. Sempre così. Pare che la biondona da qualche giorno ami sparare a zero sull'ex futuro marito. No. Sembra che per tutta la relazione l'ottantenne non si sia mai tolti i vestiti davanti a lei. Dunque Crystal non solo non l'avrebbe mai visto nudo, ma se ne sarebbe sentita anche rassicurata, dal momento che non è mai stata attratta da lui fisicamente. Oh, anche dal punto di vista dell'intimità non sarebbero state esattamente scintille. No. In due anni. Dal momento che a detta sua è durato meno di due secondi. E pensare che Hugh va sempre affermato di avere bisogno di aiuti chimici per soddisfare una donna. Pazzesco, certo, perché sui due secondi, sulla lunghezza dei due secondi, va bene anche senza viaggio. Non avrei manco usato lunghezze. Penso che c'ha 80 anni, non è che Grazie amici, grazie Vale. È l'ultima puntata prima delle vacanze, noi ci risentiamo il 29 agosto. No, dai, mettiamo un altro jingle. Almeno un altro jingle, ti prego. Facciamo... andiamo via così senza... Dai, vediamo anche domani mattina. Dai, facciamo... Lassù, adesso sei qui e non so... Tutta una serie di metodologie didattiche con il supporto della tecnologia. In questo senso qui l'operato di Canale Scuola è stato fondamentale. E per questa ultima puntata di luglio siamo arrivati in conclusione della nostra trasmissione, che per oggi è tutto. Ringrazio Luigi Acciarri, che ci ha accompagnato al di là del vetro per la parte tecnica. Buona conduta, quando resisti a scuola. Buon ascolto da Skoda Yeti, il SUV compatto anche nelle emissioni, da 16.190 euro. Ultimo minuto, un'ora di notizie, in soli 60 secondi. Bentrovati da Sabrina Carrozza e Virginia Giacomin. Il processo lungo passa con la fiducia al Senato, torna ora all'esame della Camera. Secondo il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Michele Vietti, il provvedimento va in direzione opposta rispetto all'Europa. Errori sì, illeciti mai. Giulio Tremonti interviene sulla vicenda dell'affitto della casa messa a disposizione a Roma dal parlamentare milanese. In caserma non ero tranquillo, mi sentivo spiegato. P4. Prosegue negativa la seduta di Piazza Affari, male anche le altre borse europee dopo la minaccia di Moody's di tagliare il rating della Spagna. A Milano l'indice FTSE MIB poco fa perdeva lo 0,8%, risale oltre i 330 punti lo spread fra titoli italiani e bund tedeschi. Inflazione stabile a luglio al 2,7% annuo, lo stesso dato di giugno, lo rende noto l'Istat nelle sue stime preliminari. Su base mensile l'aumento è dello 0,3%, da registrare però un'impennata nei prezzi dei carburanti, con la benzina aumentata del 13,5%.
Raul. Par des vols supplémentaires, c'est ce qu'a affirmé la compagnie nationale aérienne Algérie. Des vols supplémentaires à mesure de la réception des accords de slots délivrés à la civile saoudienne. Et puis toujours dans la perspective de Hamdan, une centaine d'images ce vendredi en France, en Allemagne, en Belgique, en Autriche pour diriger les prières des parents durant le mois sacré de Ramadan. Les comités sont en majorité gérés par des Algériens, notamment en France, donc, vu la concentration de la communauté.